Buonasera, io mi presento, sono Chiara Girardo, sono la direttrice della compagnia Gioco delle Parti e sono qui ovviamente per presentare il corso di teatro a cura della nostra compagnia e anche ovviamente gli insegnanti che cureranno il corso insieme a me e i relativi programmi. Inizio innanzitutto ringraziando il teatro e anche chi ci sta facendo la ripresa, Patrizia Video, come vedete stiamo riprendendo appunto questa presentazione e appunto ci avvaliamo della collaborazione di Patrizia Video con cui spesso collaboriamo in vista degli spettacoli sia della compagnia sia proprio del corso. Allora, io qui ho già detto due cose chiave, nel senso che noi abbiamo sia una compagnia teatrale che fa capo alla nostra associazione, che in auge, diciamo, in piedi dal 1997, sia un corso di teatro che si svolge da un po' di anni presso il Teatro Giulia di Barolo. E c'è spesso un intreccio fra queste due realtà, cioè fra la compagnia e il corso, perché tante volte è capitato che delle persone che abbiano frequentato il corso, abbiano poi portato avanti la loro formazione teatrale, siano state poi coinvolte effettivamente nella compagnia a fare degli spettacoli veri e propri che sono stati inseriti nella rassegna di cui fa parte proprio la nostra compagnia con i vari spettacoli. E qui abbiamo Martina, ad esempio, che è una nostra allieva, che però quest'anno è stata inserita anche a fare proprio uno spettacolo con la compagnia, una commedia. E il nostro corso vi spiego brevemente come funziona, poi naturalmente ascoltiamo le vostre domande, i vostri interventi e cerchiamo di rispondere un po' a tutto. Allora, il corso funziona in questo modo: si svolge tutti i giovedì a partire dalla prossima settimana, quindi da giovedì 11 ottobre, e l'orario è dalle 19 fino alle 20:30, quindi è un'ora e mezza settimanale. Poi c'è la possibilità di frequentare degli stage che ogni tanto vengono proposti dalla compagnia, ovviamente verranno anticipati per tempo, verranno calendarizzati e sarà quindi possibile fare appunto delle ore di approfondimento delle varie discipline, questi poi ve li spieghiamo ovviamente un po' più nel dettaglio. E all'interno della lezione funziona in questo modo. Dunque, nella prima ora lavoriamo tutti insieme, ossia sia chi è nuovo, chi proprio non ha mai frequentato nulla e ha il primo approccio con l'arte recitativa, sia chi invece ha già seguito il corso negli anni precedenti e quindi sta facendo un lavoro di approfondimento. Prego, benvenuto. Nella prima ora appunto si lavora tutti insieme e la lezione la tengo io, anche però con l'aiuto di Giorgio ed Enrico Repetto, che è l'altro mio collega, uno dei fondatori della compagnia Gioco delle Parti, e nella prima ora si lavora sempre su un programma diverso. Questo perché ovviamente chi ha già frequentato il corso negli anni precedenti ogni anno ha la possibilità di misurarsi con tematiche nuove, con argomenti nuovi e quindi di mettere in gioco competenze diverse. E si tratta di un'ora in cui si lavora naturalmente sulla recitazione, quindi sulla materia proprio portante del corso. Quindi la costruzione del personaggio, l'espressività, la resa di un brano, di un dialogo, tutto ciò che fa parte proprio della performance recitativa. Però oltre alla recitazione di per sé vengono inserite anche altre componenti, ad esempio l'improvvisazione, che ovviamente è alla base, no, della recitazione, perché è l'arte che permette proprio di acquisire prontezza di spirito, che è una delle caratteristiche chiave nel bagaglio dell'attore ovviamente. E poi si fa anche un po' di espressione corporea, quindi si lavora ovviamente sulla padronanza del corpo, sul movimento scenico, su ciò che ovviamente può servire all'attore per integrare proprio la costruzione del personaggio, ad esempio partire dalla camminata, ecco, è una delle prime cose su cui naturalmente si va a lavorare. Poi nella seconda parte invece del corso, quindi la mezz'ora che va dalle 20 alle 20:30, ci si divide in due gruppi.
Allora, chi è veterano del corso, quindi diciamo a partire dal secondo anno, rimane a lavorare qui sul palco. Le lezioni si svolgono sempre sul palco per la prima parte dell'ora, invece nella seconda parte appunto ci si divide. Quindi i veterani lavorano qui sul palco con me e fanno un approfondimento tecnico. Di anno in anno si sceglie una tematica, un filo conduttore, in modo che naturalmente si vada avanti proprio nella formazione attoriale. Invece i nuovi, quelli che non hanno mai seguito nessun corso, vanno a lavorare con Giorgio in una sala del teatro. Prego, Monica, vieni, la nostra insegnante di canto. Vanno a lavorare appunto in una sala sempre all'interno del Teatro Giulia di Barolo e si concentrano sullo studio della dizione, quindi su una delle componenti che veramente sono importanti nella formazione dell'attore, perché è lo studio della pronuncia corretta, ma non solo, in realtà è proprio lo studio dell'armonia della parola, della bellezza della parola. È ciò che quando noi guardiamo un film, guardiamo uno spettacolo a teatro o sentiamo qualcosa alla radio, è ciò che ci affascina, ci incanta. Naturalmente qualsiasi brano, se pronunciato con una dizione adeguata, con una parola armoniosa, ha tutta un'altra resa rispetto invece a un modo di esprimersi non corretto, proprio come vocali e come modo di gestire la voce, no? Poi di questo ovviamente vi parlerà Giorgio in maniera un po' più specifica. Ci saranno ogni tanto, visto che è arrivata Monica Talone, l'insegnante di canto, ci saranno ogni tanto delle lezioni appunto di canto e questa è una novità di quest'anno. In realtà noi abbiamo già provato a collaborare con Monica in modo molto fruttuoso nello scorso anno accademico. Abbiamo inserito qualche lezione a cura di Monica perché abbiamo pensato che nella preparazione proprio dell'attore possa davvero essere utile anche inserire una base di canto. Quindi proprio lavorare sulla voce non solo dal punto di vista dell'espressione vocale parlata, ma anche dal punto di vista proprio del canto. E quindi Monica adesso ci spiegherà ovviamente che tipo di lavoro andrà a fare all'interno del corso e ci saranno quindi durante l'anno alcuni appuntamenti che chiaramente comunicheremo per tempo agli allievi, in modo che possa essere inserita appunto anche questa competenza. Il tutto arriva poi a un saggio di fine anno, quindi a febbraio circa termina la parte di dizione e tutti insieme, sia i neofiti sia i veterani, iniziano a lavorare sulla preparazione dello spettacolo finale che si tiene qui in teatro alla fine di giugno, se volete, so già la data, è il 29 giugno, quindi siamo organizzatissimo. Quindi ovviamente nel saggio finale vanno a confluire tutti gli insegnamenti che sono stati proposti durante il corso di teatro. E se notate appunto il corso riveste l'arco dell'anno accademico, quindi andiamo da ottobre, dalla prossima settimana fino alla fine di giugno più o meno. Quindi questo più o meno è il funzionamento delle lezioni in generale. Adesso passo ovviamente la parola agli altri insegnanti e poi a voi, alle vostre domande. Prego, Lucio. Grazie. Buonasera. Io cercherò di rendere divertente la parte più noiosa della recitazione, quindi ciò che riguarda la dizione, tutte le regole possibili e immaginabili. No, domanda, c'è qualcuno che ha avuto già esperienze, tralasciando ovviamente gli storici, lasciamo perdere, ma chi è venuto qua questa sera per curiosità e per sapere che cosa stiamo proponendo, ha già avuto esperienza di recitazione barra dizione? Ok, quindi per il resto invece possiamo lavorare Prego. sul terreno, prego, sul terreno nuovo. Appunto, sarà dedicata l'ultima parte della serata alla parte di dizione, però l'idea è quella di giocarci anche un pochettino, perché altrimenti diventa veramente pesante la situazione, cioè
io immagino tutti arrivano dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata di scuola, dopo una giornata in cui c'è la scuola, poi c'è la piscina, oppure c'è la scherma, oppure c'è qualche cos'altro, oppure anche semplicemente una giornata che finisce virtualmente e invece alle 7 ricomincia con attività sul palcoscenico, e questa è una grandissima fortuna tra l'altro, perché a me non è mai capitato di insegnare direttamente in scena, che è una cosa molto, molto interessante e importante, perché toglie subito quel timore che ai miei tempi avevo a salire sul palcoscenico, oddio, che cosa succede adesso, dove devo andare e così via. E poi l'ultima parte proprio di dizione, quindi emissione della voce, respirazione, esercizi e così via. Però insomma dai, ci giochiamo anche un pochettino, perché altrimenti non è divertente, e poi comunque si impara lo stesso, anche se non andiamo a martellare. Però poi, purtroppo, le regole ci sono. Io rompo. In qualche maniera bisogna trovarle e rispettarle. E io mi ricordo, nell'altro secolo, quando ho fatto il mio primo corso, mi sono iscritto al mio primo corso di dizione, io mi ricordo l'insegnante mi ha detto: non è chiaro perché se io imparo una lingua straniera e sbaglio una pronuncia, l'insegnante mi corregge. Per l'italiano vale qualsiasi cosa. No? Se io dico Canterbury anziché Canterbury, l'insegnante d'inglese mi dice no, si dice Canterbury, mi corregge. E quindi non si capisce perché invece noi glissiamo allegramente sulle nostre 7 vocali. 7? Adesso spoilerò, lo scopriremo pian piano, lo scopriremo solo vivendo. Però appunto ci sarà, ovviamente forniremo tutti i supporti possibili e immaginabili, dispense, appunti, insomma buonasera. Tutto ciò. Buonasera. Prego, guardate, benvenuti, prego. Dei baldi giovani. Benvenuti. Baldi giovani. Prego. E adesso non è il caso che... C'è un esercito, capisco, e via, e ci si monta subito la testa. Buonasera, grazie per essere venuti. Niente, stavamo parlando della parte più noiosa, cioè siamo arrivati nel momento della parte più noiosa, quindi la dizione. Qualcuno, rifaccio la domanda così sintetizziamo, qualcuno di voi ha già avuto esperienza di recitazione barra dizione? Sono mezzo laboratorio, così. Non è un corso teatrale vero e proprio. Niente dizione. Niente dizione. Va bene, non c'è problema, ci lavoreremo, naturalmente. E quindi, sì, vi forniremo dispense, fotocopie, insomma, punti, eccetera, eccetera. Per la prossima settimana, quando incominceremo, chi di voi vorrà essere presente? Noi ci auguriamo che siate presenti tutti, naturalmente, perché vuol dire che siamo stati particolarmente carini, simpatici e convincenti. Se avete un pezzo, un racconto, un brano che vi piace particolarmente, portatelo, lo leggiamo insieme e cominciamo già subito a capirci qualcosa, così ci buttiamo subito dentro a capofitto nel problema. Eh sì, mi sembra anche giusto, così almeno ci rendiamo conto immediatamente della realtà della lezione. Quindi Giorgio Perona, sì. Poi Monica Tarone del canto. Sì, adesso io devo parlare dopo un maestro di dizione. Aiuto. Io maestro di dizione è una parola grossa, ma comunque. No, beh, feci dizione ai tempi del conservatorio, ho passato un po' di tempo, per cui insomma. Allora, io, come l'amica e collega Chiara ha detto, ho già iniziato a conoscere i veterani. Abbiamo lavorato un pochettino, perché il canto in un laboratorio, in un corso di teatro. Perché in realtà avere la possibilità di utilizzare la voce nelle più svariate sfaccettature pensiamo che sia una grande ricchezza, soprattutto considerato che negli ultimi anni il musical in Italia, per fortuna, ha anche preso un po' piede. Avere un po' di competenza della voce cantata non guasta, perché metti in caso che qualcuno di voi invece, dopo aver fatto anni e anni di teatro, scopre di avere una voce straordinaria, decide di fare o il cantante, la cantante, oppure di dedicarsi al musical. E allora ecco che la tavolozza dei colori
si prospetta più ampia. Per di più, per studiare canto lirico occorre, beh, la disciplina che occorre sicuramente nello studio della voce parlata, ma aggiungiamo un rigore e un'attenzione proprio alla voce, facciamo in sostanza, non mi viene la parola, igiene vocale, ecco. Oltretutto, salvaguardare la voce, sia parlata che cantata, è importante per chi vuole fare o questo come mestiere o comunque questo come attività decorosa, dignitosa, fatta bene. Lo studio del canto lirico rinforza, proprio come la palestra, rinforza lo strumento, per cui faremo degli esercizi di vocalità, di respirazione, sono felice, magari riusciremo anche ovviamente a collaborare e a fare insieme. Sì. Per cui insomma la vostra voce prenderà, si spera, delle sfumature, delle colorazioni un po' più interessanti. E soprattutto ci rinforzeremo anche di fronte, non lo so, a un'influenza, a un raffreddore. Molto spesso si sente dire, ma aiuto, mi sento un po' la voce bassa. Ecco, ci sono degli esercizi che in realtà aiutano proprio ad avere un'attenzione, un rigore giornaliero, costante della voce. Quindi se noi partiamo già nell'arco della giornata a parlare correttamente, il mio ovviamente... non vi insegnerò a parlare, avete per fortuna delle persone che aiuteranno molto meglio di me a farlo, però il canto, ripeto, è come insomma imparare a correre bene dopo aver anche imparato a camminare bene, chiaramente, no? Giusto? Con la corretta dizione e la respirazione anche il confronto col capufficio è più... Infatti stavo proprio per dire questo. È più semplice, no? Assolutamente sì, vi serve proprio nella vita. Sì. Considerato che buona parte di voi ha una vita diversa da quella del teatro, no? Quindi avete un lavoro. Noi prendiamo per esempio un professionista che la sera ha uno spettacolo. Molto probabilmente questo professionista durante la giornata attua quello che si chiama riposo vocale, cioè non fa nulla se non un po' di zapping, mangia bene per evitare di avere problemi di reflusso, gastroesofageo, eccetera, eccetera, cose di cui probabilmente si discuterà. Esatto. Invece voi vi troverete magari, a parte a fare lezione, ma avere il vostro saggio di fine corso, eccetera, in una giornata nel quale la sveglia è suonata alle 6 del mattino, siete andati a lavorare, avete parlato tutto il giorno e quindi qui arriva l'importanza della tecnica del lavoro sulla voce, cioè dopo una giornata di parole riuscite a fare e a fare bene quello che è richiesto a voi, cioè di recitare, cantare e quant'altro. Quindi è importante, un po' come lui diceva, no, la parte di dizione, la cosa un po' più pesante, un po' più noiosa, come il solfeggio per i musicisti, giuro non vi faccio fare solfeggio, ok? Sono quegli scogli contro i quali ci si arena purtroppo, però sono cose fondamentali perché vi aiutano ad avere maggiori colori sulla vostra tavolozza, considerato che farete i pittori, in senso figurato, più colori avete e più bello sarà il disegno. È più facile. Va bene. È più facile avere anche successo nella vita. Assolutamente. Parlando bene è più facile avere successo nella vita. Nella vita. In assoluto. Allora, vi presento poi Enrico Repetto, che in realtà si presenta da solo. Vai. Sì, io sono io. Sono 78 anni che faccio teatro, mi diverto. Mi diverte farlo. 78. Sì, ma non mi sento male. Da 78 che fa teatro. Cioè quello che entrerà nelle lezioni a rompere, a dare fastidio e a far fare degli esercizi strani. Fate quello che dicono, fate quello che faccio.
perché è sempre meglio ascoltare e poi riproporre, ripetere quello che si è ascoltato in modo personale. Ognuno di noi ha un retroterra culturale che comprende tutte le sue emozioni, tutte le sue emozioni. Ognuno di noi ha vissuto un'emozione, paura, dolore, e ce l'ha dentro, ce l'abbiamo tutti. Tutti abbiamo queste emozioni dentro e molto spesso non riusciamo ad esternarle. Beh, io cercherò con qualche esercizio di farle tirare fuori. Questo è essenzialmente la mia funzione. Direi che non ne ho altre. Non hai altre funzioni se non quelle di disturbatore profondo. Disturbatore profondo delle lezioni. Va bene, allora do qualche indicazione. Il capo, la mente vera e propria di tutto questo. Il noioso. L'estro è invece l'imprevisto del rompiscatole, ecco fatto, perché un quartetto poco raccomandabile. Va bene, vi do solo qualche ultima indicazione, poi ovviamente ascolto tutte le vostre eventuali domande. Allora, le lezioni possono essere frequentate più o meno con qualsiasi abbigliamento, l'unica cosa vi raccomanderei di venire vestiti un po' comodi, nel senso che sia ovviamente anche per cantare, per respirare, sia per fare degli esercizi che a volte possono essere proposti di espressione corporea o di improvvisazione, è richiesto essere vestiti in maniera un po' comoda, ecco, quindi magari non venite col tacco 12, ecco, solo questo. E poi appunto se potete portarvi ovviamente una cartellina e un block notes e una penna per prendere qualche appunto, in modo che di volta in volta ovviamente vi possiate fare un vostro dossier con il materiale che viene fornito di volta in volta. Allora, vi dico i fili conduttori di quest'anno. Io ce l'ho uno, giustamente. Solo una cosa volevo dire, portate i telefonini, teneteli sempre accesi, messaggiate continuamente, non ascoltate le lezioni. Ecco, vi dico questo perché generalmente quando dico il contrario lo fate. Quindi vi dico fate quello che non dovete fare. Okay. Giusto, ottimo. Allora, vi dico i fili conduttori del programma di quest'anno. Nella prima ora, pensavo a quella in cui si lavora tutti insieme, quindi sia i veterani sia i nuovi, abbiamo pensato di fare un lavoro sul ritmo, che è una delle cose più importanti nel teatro, perché voi immaginate di andare a vedere uno spettacolo a teatro, se c'è ritmo, se c'è proprio una buona amalgama fra gli attori, allora lo spettacolo risulta coinvolgente, soprattutto naturalmente se si tratta di una commedia. Se invece passa un treno tra una battuta e l'altra, dopo un po' io penso che tutti voi abbiate la tentazione di alzarvi e di andare a casa a fare qualcos'altro, no? Perché diventa appunto un po' una tortura. Quindi una delle prime cose su cui noi abbiamo pensato quest'anno di puntare il focus è proprio il ritmo. Quindi faremo una serie di esercizi di vario tipo, dall'interpretazione più sentita, più interiorizzata, all'improvvisazione, quindi spazieremo proprio fra tutte le possibili branche dell'arte recitativa, concentrandoci però su questo aspetto, l'aspetto del ritmo. Questo per tutti, è proprio un programma generale. Poi, nella mezz'ora invece in cui i vecchi rimangono con me, i veterani rimangono con me, io lavorerò su Leopardi. Nel senso, lo sapevo! Grazie Chiara, così lo porto all'esame. No, ma aspetta, il saggio anche sarà su Leopardi. Noi abbiamo già tramato da un anno. Lo faccio anche cantare. Sì, noi tramiamo. Sì, noi tramiamo. Però allora sarà fatto in questo modo. Voi non avete idea. Voi non avete idea di quanto noi tramiamo. Allora. Un Leopardi gioioso. E beh, no, allora, noi abbiamo avuto questa idea. Vorremmo fare la parte, quella tecnica in cui appunto chi ha già studiato lavora con me, in cui proviamo a leggere. Ciao Gloria, prego. Proviamo a leggere delle poesie in modo ben fatto, in modo proprio che si lavori
sulle pause, sulle intonazioni, su come fare le domande, perché abbiamo appunto pensato di voler concentrare il programma di chi ha già studiato su qualcosa che insomma fa parte proprio un po' della cassetta degli attrezzi dell'attore. Il saggio invece abbiamo pensato di dedicarlo a Leopardi, ma non solo il Leopardi che si fa a scuola, che insomma magari non ci è piaciuto, ma abbiamo pensato di dare ovviamente una chiave un po' più varia, quindi sia delle parti un po' più interiorizzate, sia delle parti invece che possono anche andare a toccare le corde dell'umorismo e tanti altri aspetti che vogliamo mettere in gioco, mettendo anche in campo appunto ovviamente il canto che studieremo con Monica. Quindi quest'anno insomma si lavora su Leo, questo è un po' il filo conduttore, Leo è con noi, io è da quest'estate che tramo, ripeto. Va bene, ma io tramo sempre. Intanto era felice anche lui. Infatti, degli scratchi. Ma ci è venuto automatico, nel senso che nel momento in cui abbiamo pensato al canto, automaticamente canto del l'attenzione si è spostata verso un poeta, perché comunque i ritmi interni della poesia devono molto al canto e viceversa, quindi è stato automatico. Poi certo. Appunto, come ha detto Chiara, giustamente non è una cosa di quelle da svenarsi, perché noi per primi non avremmo nessunissima intenzione di proporvi una cosa, no, di questo genere. Io lo spiego già a scuola, c'è la professoressa, quindi lo spiego già a scuola, ovviamente. È già più che sufficiente, esatto. Allora ci andiamo a giocare anche con gli aspetti poco noti. Ma magari qualcuno di voi che l'aveva un po' in antipatia, esatto, per rivalutare. Lo rivalutiamo sotto varie chiavi di lettura, insomma.